Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci della discarica di Bussi perché si terrà domani davanti alla prima sezione della Corte di Cassazione l'udienza riguardante la mega discarica dei rifiuti tossici. In primo grado la vicenda, ricorderete, per i 19 imputati si è conclusa con l'assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di avvelenamento delle acque, mentre per il reato di disastro ambientale questo stesso è stato derubricato da doloso a colposo e quindi dichiarato prescritto. Il ricorso dei PM pescaresi Mantini e Bellelli in Cassazione chiede l'annullamento con rinvio della sentenza e riguarda tutti gli imputati tranne Maurizio Piazzardi, per cui l'accusa in primo grado aveva chiesto l'assoluzione. Tra l'altro, sul processo in Corte d'Assise a Chieti sono stati aperti anche dei procedimenti presso il Consiglio Superiore della Magistratura. E sempre per quanto riguarda Bussi, proseguono le polemiche dopo i dati diffusi ieri rispetto alle analisi dell'ARTA sull'inquinamento delle acque, sotto accusa da parte delle associazioni ambientaliste la mancata bonifica dei siti inquinati. Sentiamo Paolo Renzetti. Luciano Di Tizio, si torna a parlare di Bussi perché la situazione, secondo i dati dell'ARTA, è una situazione ancora difficile. Ma non è mai stata una situazione facile, è una conferma di una cosa che già si sapeva. Il tentativo di arginare l'inquinamento con una paratia, l'abbiamo sempre detto, non soltanto noi del WWF ma tutte le associazioni e anche molti tecnici, anche la stessa ARTA l'aveva detto ufficialmente e pubblicamente, il tentativo di arginare l'inquinamento con una paratia che avrebbe dovuto bloccare gli inquinanti era abbastanza scontato che non potesse funzionare. Il problema, l'abbiamo sempre detto anche questo, la vera giustizia sarebbe stata la bonifica. Non c'è stata bonifica, non c'è stata condanna, non c'è stato niente. Il processo di Bussi sta di nuovo in Cassazione per una possibile rivisitazione generale e intanto continuiamo a avere problemi sull'inquinamento, continuiamo a avere un fiume inquinato. È una situazione veramente drammatica e sinceramente non riusciamo a vedere una soluzione a breve termine, a meno che non si cambi finalmente la prospettiva e non si cominci a pensare che per l'Abruzzo non servono le grandi opere buttate al vento come gli ennesimi impianti di sci su montagne che ormai non hanno più neve, ma serve veramente partire per salvare questa regione, per disinquinare e ripulire questa regione, perché questo ci darebbe un futuro migliore sia per la salute sia per l'economia. Adesso la cronaca, operazione dei carabinieri del NAS di Pescara che hanno sequestrato in pasticcerie e aziende dolciarie della regione alimenti destinati alle tavole per il periodo pasquale. Interessata anche un'azienda che produce confetti nella Valle Peligna. I dettagli nel servizio. Produceva confetti freschi riciclando i resi, cioè i confetti restituiti al produttore perché scaduti. Per questa ragione i carabinieri del NAS hanno sospeso l'attività di una confetteria in Abruzzo, in Val Peligna, nei pressi di Sulmona. L'azienda, in condizioni igieniche assai precarie, trattava i confetti scaduti ad alte temperature per sciogliere la parte di zucchero così da recuperare la mandorla e riutilizzarla. Nel corso di una serie di controlli nelle numerose confetterie della Valle Peligna, i carabinieri del NAS di Pescara hanno sequestrato circa 3.000 kg tra confetti e materie prime utilizzate, poiché carenti di informazioni sulla tracciabilità. E nel corso dei controlli, sempre i carabinieri del NAS di Pescara ad aziende dolciarie in tutto l'Abruzzo hanno elevato sanzioni amministrative per 30.000 euro, sottoposte a sequestro 4 tonnellate di prodotti dolciari e sospesa l'attività di 5 strutture, il cui valore immobiliare ammonta a circa 7 milioni e mezzo di euro. In una pasticceria di Pescara, peraltro trovata in precarie condizioni igienico-sanitarie, sono stati rinvenuti dolci tipici esposti per la vendita, presentati come di produzione propria e freschi, ma in realtà acquistati surgelati da un'importante industria dolciaria. Sempre nel capoluogo Adriatico, in una pasticceria venivano prodotti dolci tipici pasquali in ambienti insalubri, fonti di potenziale contaminazione. Il controllo che ha avuto anche una fase, diciamo,
preventiva, ha dato la possibilità anche a un paio di aziende che sono state ispezionate di non ritirare dal commercio alcuni prodotti come le uova di cioccolato, ma di poterle rietichettare prima di metterle in commercio. Quindi diciamo che i controlli, oltre a stigmatizzare alcuni comportamenti, hanno anche messo nelle condizioni alcune aziende di poter ripristinare tutti i crismi che sono introdotti dal regolamento 1169 in materia di etichettatura degli alimenti. E adesso andiamo all'Aquila per il bilancio annuale della Guardia di Finanza. Filippo Tronca. L'attività della Guardia di Finanza in tutto il territorio nazionale e anche nella regione Abruzzo si sviluppa attraverso missioni strategiche. Le principali missioni sono quelle del contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Ovviamente cerchiamo di colpire i fenomeni più gravi e insidiosi, ma non solo, anche quello di fare in modo che la spesa pubblica, comunitaria, nazionale degli enti locali sia finalizzata nel miglior modo possibile. Così il generale Flavio Agnello, comandante regionale della Guardia di Finanza, che oggi ha illustrato il bilancio operativo annuale delle Fiamme Gialle in Abruzzo nel 2015. Nei numeri snocciolati una panoramica del malaffare economico in Abruzzo. Per quanto riguarda l'evasione e la frode fiscale, sono state 267 le persone denunciate, di cui 8 arrestate, 194 gli evasori totali sconosciuti al fisco, ammonta a 88,6 milioni di euro i beni sequestrati. E ancora 217 sono i lavoratori in nero scoperti, 120 datori di lavoro denunciati. Sul fronte del contrasto al gioco e alle scommesse illegali, 25 le violazioni riscontrate. Altro fronte caldo, quello degli illeciti in materia di spesa pubblica e illegalità nella pubblica amministrazione. 62 le denunce per contributi europei indebitamente percepiti, per un ammontare di 3,4 milioni di euro, a cui si aggiungono 81 denunce per frodi relative a finanziamenti nazionali per 20,3 milioni. Altro dato su cui riflettere: dei 211 controlli eseguiti sulle prestazioni sociali, la metà, 104, sono risultati irregolari. E poi la ricostruzione. Costruzione post-sismica, 46,5 milioni contributi illecitamente richiesti, 49 soggetti segnalati all'autorità giudiziaria. Intenso anche il contrasto alla produzione e distribuzione di prodotti contraffatti, 102 le denunce, 4,4 milioni le unità di prodotto sequestrate, 3,1 milioni per violazione della normativa Made in Italy. In che modo si misura, si tocca la presenza della criminalità organizzata in territorio abruzzese? La loro presenza si misura allorquando hanno interesse a reinvestire i profitti di attività illecite svolte altrove. Il territorio d'Abruzzo è un territorio dove è facile poter tentare quello che noi chiamiamo riciclaggio di denaro sporco, perché qui ci sono numerose provvidenze che sono finalizzate alla ricostruzione post-sisma. Ecco quindi che la criminalità organizzata, che nasce da fuori, il territorio d'Abruzzo non è il luogo dove nasce la criminalità organizzata, però trova qui terreno fertile e sentinelle attenti. Adesso andiamo a Montesilvano perché sono stati aperti oggi i lavori del 15° congresso nazionale dell'AICRE. È intervenuto anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Vediamo. Presidente D'Alfonso, il Consiglio nazionale dell'AICRE in Abruzzo è la prima volta nella storia, una grande occasione per allacciare ancora di più i contatti con l'Europa. Non solo, ma anche per mettere in onda una pagina concreta di federalismo tra i diversi livelli istituzionali che si occupano di territorio, avendo come frontiera l'Europa. Noi ci dobbiamo porre la domanda: serve di più essere più Stato o più nazione? Io credo che ci interessi di più essere più nazione, mettendo in campo un'esperienza federalista, avendo da conto e davanti i grandi strumenti e le grandi opportunità dell'Europa nel fare crescita, sviluppo, nel fare anche cittadinanza attiva. Oggi è una giornata emblematica, storica, che noi dobbiamo nutrire col contributo di tutti. L'obiettivo, Presidente, è probabilmente anche quello di riavvicinare i cittadini all'Europa. Non solo, ma anche di cogliere tutte le opportunità che l'Europa ha dentro di sé, anche quando si fa sfida culturale rispetto alle istituzioni. Noi dobbiamo sapere che l'Europa, oltre ad essere una sorgente di opportunità normative ed economiche, è anche una sorgente formidabile di esperienze di vita istituzionale, di vita sociale e culturale. Noi, mettendo insieme le esperienze degli altri, capiamo anche come possiamo fare meglio prima.
Il Ministero della Giustizia ha autorizzato la composizione a Teramo del primo organismo per l'Abruzzo per risolvere le crisi da sovraindebitamento, provvedimento costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ci dice tutto Elisa Leuzzo. L'organismo di composizione è stato accreditato presso il Ministero della Giustizia, il numero 23 in tutta Italia, ripeto il primo d'Abruzzo, e la funzione principale è quella di seguire verso un percorso di riabilitazione, di esdebitazione tutti coloro che hanno una situazione debitoria importante, privati ed imprenditori non fallibili, quindi coloro che non rientrano nelle ordinarie procedure di concordato preventivo o fallimentari. Il secondo tema, quello del massimario, è un'opera molto importante, diciamo fatta in sinergia con le commissioni tributarie e con l'Università di Teramo, per cui la nostra fondazione ha svolto questa attività veramente importante, ripeto, perché è un'opera enorme di massimizzazione di tutte le sentenze rivolta a tutti gli operatori del settore. Come questo organismo può dare il contributo alla risoluzione della crisi? Lo può dare dando una mano, infatti l'organismo non fa altro che prendere per mano il debitore e attestare quel piano, quella proposta nei primi due casi previsti dalla legge e o la procedura liquidatoria, che è il terzo caso, quello residuale, all'imprenditore o il consumatore sovraindebitato, e quindi riabilitarlo dandogli una seconda possibilità. Cioè, voi pensate a tutte quelle persone che oggi non hanno, sono incagliati in una situazione di sovraindebitamento, quindi non possono riniziare una nuova iniziativa produttiva, ma sono anche turbati dal punto di vista psicologico, che pensate a non avere un conto corrente, non poter cambiare un assegno, non poter nemmeno incassare lo stipendio, e frustrati anche da azioni esecutive da parte di operatori specializzati. L'organismo attesterà e aiuterà questo sovraindebitato a riqualificarsi e quindi avere una seconda opportunità. Ed ora parliamo di editoria. Un anno fa l'annuncio di un progetto di legge a sostegno dell'editoria locale da approvare anche in Abruzzo, una legge che non è mai arrivata, e ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta. Io mi sto sforzando di far capire al legislatore abruzzese, alla classe politica abruzzese, che se continuiamo di questo passo loro non avranno più interlocutori dal punto di vista della comunicazione e dell'informazione. O si corre ai ripari immediatamente rispetto a queste situazioni che si stanno determinando, oppure c'è il rischio oggettivo di una desertificazione dell'informazione in Abruzzo. Questa è l'impietosa diagnosi dello stato dell'arte delle editorie in Abruzzo dall'autorevole voce del presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta. Una terapia però ci sarebbe: una legge regionale che anche in Abruzzo garantisca sgravi fiscali e provvidenze economiche all'intero settore, ma solo a testate che hanno giornalisti con regolare contratto e con precisi requisiti. Legge si ipotizza da finanziare con l'1% degli importi delle gare d'appalto pubbliche. Di questa legge se ne parla da un anno, ma nulla è approdato ancora in consiglio regionale. La regione Abruzzo non si è mai dotata di una legge sull'editoria. La situazione è così grave adesso dal punto di vista delle strutture editoriali in Abruzzo, che noi abbiamo ritenuto di fare, come tu giustamente hai sottolineato, gli stati generali dell'informazione, anzi due riunioni degli stati generali dell'informazione, dove è emersa la necessità che la regione si doti di una legge a sostegno dell'editoria locale. La regione, attraverso il suo presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, si è detto d'accordo. Io in più di un'occasione ho sottolineato questa necessità ed esigenza anche al presidente della giunta regionale D'Alfonso, che anche lui ha ritenuto di doversi comunque impegnare in questa direzione. Abbiamo presentato una bozza, in realtà era una bozza che abbiamo presentato così a livello informale, che è in elaborazione. Prosegue a Pescara il botta e risposta fra i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e il sindaco Marco Alessandrini sul provvedimento anticorruzione. È chiesto anche lo streaming delle commissioni da parte dei grillini. Vediamo.
Sulla questione dell'anticorruzione prosegue il botta e risposta tra il Movimento 5 Stelle e il sindaco Alessandrini. Voi non siete soddisfatti delle risposte avute dal primo cittadino. Perché? Il tema dell'anticorruzione e della trasparenza è fondamentale e questa amministrazione non sta facendo nulla, non ha fatto nulla. Basti pensare che nel piano della trasparenza si parlava di una giornata della trasparenza in cui tutti i cittadini sarebbero dovuti essere informati dell'attività che viene svolta e non si è mai fatta. Quindi noi andiamo avanti e chiediamo anche al sindaco di rispondere ad altri quesiti. Parla addirittura di coinvolgimento dei dirigenti affermando che è stata fatta una commissione, quella commissione è stata fatta grazie a noi e mancano ancora moltissime informazioni delle quali comunque questa battaglia che porteremo avanti lui sarà costretto a rispondere a noi e alla cittadinanza. A proposito di trasparenza, voi chiedete anche che le commissioni comunali siano diffuse attraverso lo streaming, perché? Sì, presenteremo infatti un ordine del giorno proprio in Consiglio Comunale per chiedere lo streaming nelle commissioni e la massima trasparenza, perché paradossalmente si è verificato proprio ieri in una commissione in cui si discuteva di anticorruzione e di trasparenza un problema di trasparenza, cioè un verbale che riportava delle informazioni estremamente lacunose rispetto alle mie affermazioni e le affermazioni anche della responsabile dell'ufficio di prevenzione corruzione e noi abbiamo chiesto invece che il verbale venga compilato nella sua complessità. Pare che ci sia addirittura un audio di questa commissione al quale io ho chiesto l'accesso ma mi è stato negato dalla Presidente della Commissione, quindi a questo punto, visto che questa amministrazione non riesce a lavorare in trasparenza, noi chiederemo e imporremo che questo avvenga. Ed ora la pagina del sociale, prende il via a Teramo il progetto Non Sei Solo per aiutare famiglie in difficoltà. Al via Teramo City Help, un sostegno economico per le famiglie e i cittadini bisognosi grazie al contributo della Fondazione Tercas. Parte da oggi l'attuazione di questo progetto che presentammo l'anno scorso alla Fondazione Tercas nel 2015 e la Fondazione ce l'ha finanziata, quindi colgo l'occasione ovviamente per ringraziare la Fondazione, sempre molto vicina e attenta al territorio e alle esigenze. Questa è una domanda che potrà essere fatta da oggi fino all'8 aprile alle ore 13 e per avere diritto a dei voucher alimentari, dei buoni alimentari per un minimo di 200 fino ad un massimo di 600 euro. Possono partecipare le famiglie con un reddito ISEE del nucleo fino a 6.000 euro e ovviamente poi ci sarà una graduatoria che sarà data in base al punteggio dell'ISEE, più basso l'ISEE più ovviamente si riceverà un punteggio più alto e in base anche al numero di figli minori o di persone disabili o non autosufficienti a carico della famiglia. E il voucher appunto è un minimo di 200 per persone che vivono sole, a un massimo di 600 perché aumenta di 100 euro in più per ogni minore a carico o per ogni disabile o non autosufficiente. Invito anche ai supermercati che vogliono convenzionarsi con noi, c'è il sito, c'è l'avviso sul sito, ovviamente questi buoni potranno essere spesi fino al 31/12/2016 e servono per l'acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità, prodotti per l'infanzia e non potranno ovviamente essere spesi per l'acquisto di alcolici o superalcolici. No a cemento e doppiette nel parco Velino Sirente, questo chiedono gli ambientalisti alla Regione Abruzzo. Si parla del parco Velino Sirente, voi oggi in conferenza stampa avete detto che è tornata la politica all'attacco, perché? Sappiamo infatti che l'assessore Di Matteo insieme ad alcuni sindaci del parco intenderebbero in occasione di un disegno di legge che sta andando avanti per, diciamo così, snellire l'amministrazione del parco, cosa che ci trova anche d'accordo se fatto bene. Ci sarebbe poi un allegato a questo disegno di legge che comprenderebbe una drastica riduzione del parco. Si verrebbe tolto dal territorio protetto almeno un terzo dell'area tutelata, scelta tra le zone di maggiore importanza naturalistica, ambientale e faunistica. Perché si vuole fare questo? Perché da un lato si vuole incentivare l'infrastrutturazione del territorio, cioè realizzando impianti da sci e opere connesse in zone di elevatissimo valore ambientale, tra l'altro tutelate anche a livello comunitario. E poi si vuole aprire la caccia in questo parco. Faccio presente che nel parco sono presenti delle specie di estrema importanza naturalistica a livello europeo. Innanzitutto l'orso marsicano che in questi anni è ritornato nella zona.
A Teramo la Team rinnova la raccolta condominiale. Presidente, al via Teramo la nuova raccolta differenziata attraverso dei contenitori condominiali, si parte con la carta e il vetro. Sì, partiamo con la carta e il vetro in modo generalizzato. Questo perché? Perché una raccolta di questo tipo è comoda sia per i cittadini e chiaramente è più facile la raccolta da parte dei nostri operatori. I risparmi quali saranno? Allora, il risparmio è prima di tutto un risparmio organizzativo, seconda cosa di sicurezza e dopo che avremo ripagato il costo dei carrellati sicuramente prevediamo diverse decine di migliaia di euro di risparmio. Tecnicamente con la nuova raccolta come ci si dovrà comportare per fare appunto una raccolta differenziata come si deve? Una cosa che vorrei ricordare anche in merito al fatto di questa performance della Corepla, quindi la raccolta della plastica, che secondo me in buona fede c'è una frazione della plastica che finisce nell'indifferenziato, perché c'è il concetto di pulito nella raccolta dei rifiuti che forse i teramani hanno assorbito un po' troppo, però pulito significa che la plastica, ma comunque il vetro, qualsiasi contenitore deve essere libero del suo contenuto, non significa che dobbiamo lavare o comunque che deve essere pulito per essere conferito, perché un rifiuto, anche se differenziato, rimane sempre un rifiuto. Si parte con carta e vetro, ci sarà poi una evoluzione sulla raccolta condominiale? Ma l'idea tecnica della struttura è quella di proporre alla nostra governance e quindi poi agli azionisti un ulteriore passaggio. Una volta verificata la maturità del cittadino, sulla quale abbiamo quasi una certezza, perché il cittadino della mano è un cittadino ormai virtuoso, abituato a differenziare, vorremmo inserire anche una raccolta condominiale dell'organico, della frazione organica, e fare un ragionamento diverso sulle frazioni, che non vada sicuramente a penalizzare il cittadino, ma consenta di ottenere un'economia sia in termini di costi che di produttività. Apriamo la pagina sportiva. Designati gli arbitri della 11ª giornata di ritorno nel campionato di Serie B. Andiamo a vedere i fischietti delle partite delle abruzzesi. Sabato alle 15 al Guido Biondi di Lanciano contro il Cesena, partita diretta da Luigi Nasca della sezione di Bari, assistenti con l'El Cangiano, quarto uomo Mancini. Domenica alle 17.30 allo Scida di Crotone, il big match tra Crotone e Pescara sarà arbitrato da Fabio Maresca di Napoli, assistenti Bottegoni e Di Orio, quarto uomo Martinelli. E parliamo proprio della trasferta di Crotone del Pescara. Il presidente Sebastiani dice: ci mancano i risultati ma la squadra è viva, ricalcando un po' quello che è il pensiero anche dell'allenatore Massimo Oddo. Allora andiamo ad ascoltare il presidente del Pescara, poi vedremo anche l'inaugurazione del club biancazzurro tenutosi ieri, intitolato proprio al presidente del Delfino. Quella di domenica potrebbe essere la partita giusta per la riscossa, per il riscatto del Pescara? Sì, un riscatto dal punto di vista del risultato, come diceva qualche tuo collega, perché per me il Pescara non è morto nel modo più assoluto, anzi ha dato segni di grande vitalità in queste partite, purtroppo non portando a casa quello che in molte occasioni ha meritato, perché se sabato all'Adriatico c'è una squadra che ha fatto tutto per vincere la partita, quello sicuramente non era chi l'ha vinta, ma il Pescara. Purtroppo in questo momento la palla va sul palo e va fuori, il calcio è anche questo, e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, non abbatterci in questi momenti, non esaltarci in altri, ma essere sempre con la barra dritta, guardando un obiettivo che noi abbiamo in mente, e cercheremo di arrivarci veramente con il coltello tra i denti. A Crotone ci saranno ritorni importanti, rientri in difesa. A proposito di difesa, da oggi è ufficiale Diamutene, nuovo giocatore del Pescara. Sì, Diamutene si era aggregato a noi per allenarsi con noi, il mister ha ritenuto che è un giocatore che fisicamente sta abbastanza bene, è un giocatore d'esperienza, ci si è aggiunto anche il fatto che Coda purtroppo ha avuto quell'infortunio sabato e quindi abbiamo deciso di tesserarlo, è un giocatore che è già stato a Pescara, di grande esperienza, spero che ci possa dare una mano anche lui. Francesco Del Zoppo, presidente del club Daniele Sebastiani, socio fondatore, come è nata, Francesco, l'idea di intitolare il club al presidente Sebastiani? Il club ci è venuto spontaneo a Daniele, perché Daniele in questi anni
è riuscito a fare delle cose straordinarie dal 2009, quando la società era fallita. E oggi essere qui e parlare di playoff con una squadra giovanissima che sta tentando di vincere il campionato, per noi era una cosa doverosa fare al presidente questo regalo. William, dal club Giovanni Galeone al club Daniele Sebastiani sono passati tanti anni. Dobbiamo tutti constatare che Daniele Sebastiani è ancora qui a dirigere un club che praticamente ha ottenuto anche dei buoni risultati, e credo che sia doveroso un riconoscimento a questo personaggio che praticamente ha la capacità anche di gestire una squadra di calcio, una società di calcio che praticamente ha grossi problemi, mai un punto di penalizzazione, mai diciamo uno stipendio arretrato, quindi credo che sia una società che tutti additano come una delle migliori società nel mondo del calcio di Serie B, e quindi credo che questo riconoscimento sia doveroso. Restiamo alla Serie B, però andiamo in casa della Virtus Lanciano, attesa sabato da una partita veramente difficile, quella con il Cesena. Ovviamente la Virtus vuole proseguire la marcia salvezza intrapresa con l'arrivo sulla panchina di Primo Maragliulo. Quella di sabato sarà una partita speciale per il grande ex di giornata Guido Marilungo, che col Cesena ha anche conquistato una promozione in Serie A. Andrea Costantini. La Virtus Lanciano prosegue la preparazione in vista del match di sabato al Biondi contro il Cesena. Una gara sulla carta molto difficile contro un team in salute, in piena lotta per un buon piazzamento nei playoff, e che sabato scorso a Como ha trovato riscatto dopo l'inopinata quanto sfortunata sconfitta casalinga con la Salernitana. Il tecnico cesenate Drago pensa ad una conferma del 4-2-3-1 con l'inamovibile Torre Djuric primo riferimento, Ciano e Ragusa sugli esterni e Falco favorito su Rossetti per agire alle spalle del centravanti bosniaco. La Virtus Lanciano però è in un momento esaltante. Con Maragliulo in panchina sono giunti 16 punti dei potenziali 21, una media da promozione. Ora due turni casalinghi consecutivi, il tecnico salentino ha recuperato Salviato, a parte Boldore e King, tutti gli altri sono a disposizione. Tra questi l'atteso ex Guido Marilungo, che con la maglia bianconera romagnola ha centrato una promozione in A nei playoff e ha giocato in Serie A prima del grave infortunio dal quale in questi mesi ha dimostrato di essersi finalmente ripreso. Come si batte il Cesena? Fare una partita perfetta, commettendo pochissimi errori e cercare quelle occasioni che ti lasciano di sfruttarle. Che cosa è cambiato nelle ultime 7 gare? Marilungo lo spiega così. Siamo stati molto colpiti da quella partita col Trapani, dove poi è stato esonerato il mister e ci ha fatto sentire proprio che avevamo toccato il fondo, e quindi ci sentiamo proprio, secondo me, perlomeno io mi sentivo proprio in colpa anche per l'esonero del mister, perché poi in campo ci andiamo noi, e quindi da lì secondo me quella sconfitta, così che potevamo prendere anche 10 gol senza avere un minimo di reazione, ci ha dato quella scossa di dire qua bisogna mettere a pedalare, perché siamo stati veramente ridicoli. In Lega Pro, altro match importante per il Teramo contro l'Arezzo. Andiamo ad ascoltare le parole del centrocampista Stefano Amadio. Quando le cose vanno male la colpa è sempre di tutti. Penso che noi dobbiamo servire meglio gli attaccanti e loro devono essere un po' più cattivi e determinati sotto porta. Nonostante tutto, però, credo che domenica abbiamo creato. Abbiamo preso un palo, una traversa, ci sono state varie occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Quindi penso anche un po', c'è stata anche un po' di sfortuna. Dai. Facciamo questo mestiere e le motivazioni ce le devi sempre avere. Poi abbiamo ancora da allontanare il più possibile le squadre che ci stanno sotto e cercare di vincere più partite possibile per tentare, anche se è difficilissimo, magari di agganciare le squadre un po' più su. Sarà una battaglia, perché conoscendo l'allenatore loro lotteranno su tutti i palloni come dovremmo fare noi, sarà una partita molto tattica, penso, e dobbiamo andare lì a fare una grande partita e cercare di tornare a casa con i 3 punti che ormai mancano da troppo tempo. Se vinci queste 2 partite, soprattutto con l'Aquila, che è una diretta concorrente, diciamo, abbiamo buone possibilità, però noi dobbiamo pensare una partita alla volta, perché come abbiamo fatto un passo in più abbiamo sbagliato le partite, quindi penso che dobbiamo concentrarci sulla partita di sabato e poi cominceremo a pensare all'Aquila.
Mi aspettavo di stare un po' più in alto in classifica, sinceramente. Evidentemente abbiamo, cioè, è colpa nostra, abbiamo sbagliato qualcosa. Però purtroppo capita, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e salvarci al più presto. È tutto, prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19, poi alle 23. Grazie per averci seguito, buona giornata.